Ma sì, eh? Qui si bivacca! Stiamo bivaccando! Si canterella! Facciamo il caffè Shandrang, lo facciamo! Oh, guarda un po'! Ma dico, questa guerra la vogliamo fare o non la vogliamo fare? Se la vogliamo fare, me lo dite! Io scrivo Mussolini e ce ne andiamo a casa, va bene? Magari. Ti piacerebbe, eh? Siete un pugno di lavativi! Oh, guarda un po'! Ma ve lo volete mettere in testa che io questa guerra la devo vincere? È un fatto personale! Io la vittoria ce l'ho nel sangue! Riposo! Riposo! Ma vi rendete conto, dico io, che abbiamo già spezzato le vene alla Grecia? E se riusciamo a spezzargli qualche altra cosa, ci porteremo il Pireo a casa! Sergente Maggiore! Sergente Maggiore! Eccomi, signor colonnello! Presente! Presente, presente, viceversa, lei è sempre assente. Ma dove diamine si caccia, me lo dice? Ero andato a dare un'occhiata al rancio, signor colonnello. Al rancio? Sì o sì. Perché oggi si mangia? Sì o sì, signor colonnello. Cosa si mangia di buono? Brodo. Di pollo? Di pollo, dove li prendiamo? Le galline. È vegetale. Vegetale, eh? Forse. Vegetale, invece io sento puzza di penne. Penne? Puzza di penne. Queste cose sono? Eh? Penne, signor colonnello. Vuol dire che è stata spennata una gallina? Signor sì. Chi è che detiene il volatile? Il bipede, chi è che lo detiene? Me lo dica. Signor colonnello, i ragazzi si arrangiano. Si arrangiano? Signor sì. Sergente Maggiore Guaglia, li guardi negli occhi. Hanno fame, signor colonnello. Che i ragazzi si arrangino è ovvio. Che rubino le galline umano. E allora? Ma dico io. Che? Ma dico io, una coscetta di pollo per il signor colonnello, gliela vogliamo conservare. Vabbè, si saranno distratti. E non si devono distrarre perché anche il signor colonnello mangia. Anche il signor colonnello c'ha uno stomaco. È stomaco di colonnello, ma è stomaco! Maledetti. Mi scusi, signor colonnello. Riconoscenti. Ne parleremo dopo la guerra. Come dopo la guerra? Dopo la battaglia. La battaglia? Sì, perché io attacco oggi. Ma come attacco? Ah, non me ne frega niente, attacco. Ma non possiamo. Ho deciso, attacco. Va bene. Sergente Maggiore Guaglia! Sì, sì, sì. Mi servono 34 uomini, volontari. 34? Ma se siamo rimasti solamente in 30. Vuol dire che quattro rimangono a casa. Va bene. Permette, signor colonnello. Bravo, bravissimo. A te ti preparerò per un encomio solenne. Ogni qualvolta servo un volontario, eccolo. Bravo. Veramente sono venuto a dirle che non posso attaccare. Cossa, sentilo. Che non può attaccare, questo è un lavativo. Perché ci te lo vieta? Mi hanno fregato una scarpa. Ah sì? Ha sentito? Sergente Maggiore Guaglia. Signor sì, signor. I miei soldati si fanno fregare le scarpe. Capita. Ma come la vinco io la guerra con i carri militari scalzi? Fatti a fare un pediluvio, subito. Signor sì, signor colonnello. Via. Fermi, lascio il tipo Fermi tutti! Il mio motto è ordine e disciplina! Li pretendo! Li esigo! Avanti, infila per una! Infila per una! Se vedessero gli inglesi, crederebbero perlomeno che avete fame! E difatti ce l'abbiamo la fame! Ce l'abbiamo la fame! Cosa c'entra? Beh, abbiamo fame, signor colonnello, è più di un anno che non riceviamo né vivere né munizioni! E con questo il nemico non lo deve sapere! I vari sporchi ce l'avano in casa! Ovvio! Quest'oggi il rancio lo distribuisco io. Lascia qua. Allora. Piano. L'odore è buono, sergente? Gliel'avevo detto, signor colonnello. Ottimo. Bravo, appresso. Vai, piano. Appresso. Senti. Dimmi un po'. Che numero porti di scarpa tu? 44, signor colonnello. Guarda un po', fosse questa la tua? Quella che ti hanno fregato?